Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Stadio Adriatico, giornata numero 12 del campionato B-Win. Il Pescara di Eusebio Di Francesco vuole dimenticare Padova e c'entra la quarta vittoria consecutiva interna. Vittoria da trovare contro il Modena dell'ex Cristiano Bergodi, che non riesce a vincere invece dalla terza giornata. Di Francesco lancia Bonanni alle spalle di Sansovini e Ganci, Ariatti dal primo minuto. Bergodi deve rinunciare agli ex Ciani e Luisi, squalificati, e lascia in panchina Bomber Pasquato. Gioca Mazzarani, fiori biancoazzurri sotto la curva di casa. Fischia il signor Merchiori di Ferrara. Comincia subito la squadra di casa in avanti con una bella azione con Bonanni, che riesce a recuperare il pallone, poi lo serve a Ganci, cross immediato, stop di sinistro di Sansovini, conclusione col destro, pallone che finisce sulla traversa, lo sguardo avvilito di Sansovini, ecco il replay, col destro, perfetto, di collo pieno, pallone che colpisce la traversa, poi però al 21esimo la rete del vantaggio del Modena. Tiro cross di Bellucci, arriva Mazzarani sul secondo palo, batte Pinna. Prima lo sguardo verso il guardaligne e poi l'esultanza verso i propri tifosi. Si lamentano i difensori del Pescara, ma nel replay c'è chiaramente Mazzotta che tiene in campo sia Stanco che Mazzarani, che arriva alle spalle. Pallone poi che finisce in rete. Ennesima azione ancora del Modena con Giglioli, incursione sulla destra. Pallone che attraversa tutta l'area di rigore, ma né Stanco né Mazzarani riescono a concludere in porta. Poi c'è il fallo di Tamburini. Minuto 41 verso la fine, ennesima occasione ancora per il Modena, ci prova Mazzarani, blocca Pinna che poi guarda in avanti, c'è Sansovini e Ganci, pallone che sorprende la difesa del Modena, poi Sansovini mette nel mezzo per Ganci, stop difficoltoso, esce Alfonso che fa suo il pallone, grande occasione questa per la squadra di Francesco, contrariato, ecco il replay, stop di sinistro, poi il pallone si allunga, esce Alfonso che fa suo il pallone al minuto 43. Poi altra occasione per il Pescara, il pallone però di Sansovini finisce sopra la traversa, sarebbe stato un eurogol quello dell'attaccante bianco-azzurro, ma il pallone va sopra la traversa, ecco il replay, sorpreso comunque Alfonso. Nel secondo tempo non c'è il Pescara ma c'è ancora il Modena in avanti, con Signori, incursione centrale, palla in rete, perfetto ancora una volta l'assist di Claudio Bellucci, si arrabbia Pinna. Esulta Signori e il Modena, esultano anche i tifosi del Modena arrivati fino a Pescara. Ecco qui, Signori supera Bonanni, poi Serboni, pallone di destro calciato alle spalle di Pinna. Si arrabbia davvero tanto Di Francesco. Poi l'ottavo, altra occasione, Giglioli, pallone nel mezzo, ancora per Mazzarani che supera Pinna, poi arriva però Olivi che con la punta del piede riesce a anticipare Mazzarani che si dispera. Poi Mazzarani esce dentro Pasquato. Cambia poco la sostanza, il Pescara fatica a giocare, ci prova ancora il Modena, ancora Bellucci, però sul secondo palo, questa volta Mazzotta riesce a anticipare Giampà, poteva essere la rete del 3-0, ma il Pescara non riesce più a reagire, prima vittoria esterna per il Modena di Bergodi, qualche fischio invece per l'11 di Di Francesco, ma in partita, Modena che sale a 15 punti e raggiunge il Pescara.